Il segreto delle formiche, un tesoro. Mi chiamo Amina, vengo dalla Somalia. Mentre che mia madre stendeva le biancherie a casa, noi giocavamo fuori e mangiavamo piccoli pezzi di dolci, così che cadeva piccoli pezzi e così iniziava le formiche. Arrivavano e mi pungevano. Io prendevo il ramo e facevo scappare le formiche e mia madre si arrabbiava e iniziava a urlare e diceva: "Perché fai questa cosa? Non può fare così. Hanno anima e anche come noi e che sono intelligenti." Sono intelligenti le formiche perché quando iniziano a raccogliere il seme per mettere sotto la terra nella loro casa e dividono in piccoli pezzi più di quattro, così in modo non crescere sotto la terra se arriva l'acqua. Poi lei diceva quando diventerà grande, così leggi una sura che nel Corano si chiama Al-Naml. Poi io non ero convinta, dicevo: "Ma sono piccoli e possiamo fare anche male." E sempre lei ripeteva, in modo così io con il tempo ho capito che veramente devo rispettare loro se anche piccoli. Nella scienza hanno scoperto che il loro scheletro è contenuto dal vetro che in qualsiasi pressione viene frantumata come il vetro. Questa informazione che è già scritta nel Corano, c'è un versetto nella Surah An-Naml, parla Ta'ala: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.